DDL Appalti, l'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega in materia di contratti pubblici. L'approvazione parlamentare rappresenta uno specifico traguardo del PNRR da conseguire entro il 30 giugno 2022 e reca una delega al Governo in materia di contratti pubblici da esercitare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge. L'obiettivo della riforma è di ridurre e razionalizzare le norme in materia di contratti pubblici, armonizzando ulteriormente la disciplina interna con il diritto comunitario, in linea con gli impegni assunti nel PNRR. Tra i punti qualificanti del provvedimento, l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire specifiche clausole sociali con l'obiettivo di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità. Le clausole sociali dovranno poi prevedere, al fine di contrastare il lavoro irregolare, che per i lavoratori in subappalto vengano garantite le stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti dell'appaltatore. E ancora l'inserimento del principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ancor più necessario di fronte al nuovo flusso di investimenti attesi con il PNRR, per contrastare le logiche del massimo ribasso con un ruolo specifico attribuito alla contrattazione, oltre alla regolazione, in collaborazione con le parti sociali, di tutta la materia inerente agli affidamenti in house e i lavori in concessione. Le imprese appaltatrici potranno inoltre rinegoziare i costi nei contratti in corso degli appalti dei servizi, con specifico riferimento al rinnovo dei contratti nazionali di lavoro siglati dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A pieno titolo, questo rientra tra le condizioni di natura oggettiva e non prevedibile al momento di formulazione dell'offerta, dando diritto all'appaltatore di chiedere la revisione dei prezzi nel settore dei servizi. Il segretario generale della Fisascat, Davide Guarini, ha confermato il giudizio positivo sul disegno di legge, che va verso la qualificazione del sistema degli appalti, un passo in avanti nella definizione di regole certe in un comparto dove spesso prevale la giungla. Il sindacalista ha rilanciato anche sul ruolo della contrattazione: bene l'attenzione sui contratti pubblici, ma ci sarebbe da introdurre degli elementi di regolamentazione per quanto concerne il campo degli affidamenti tra privati, ha dichiarato il sindacalista, evidenziando che ad oggi di fatto l'unico elemento che disciplina soprattutto i servizi labor intensive negli affidamenti tra privati è il contratto collettivo nazionale di lavoro, che nella maggior parte dei casi prevede il passaggio dei lavoratori dalla ditta che perde il lavoro a quella che subentra nella fornitura del servizio, svolgendo dunque una funzione di garanzia occupazionale. Basi NATO, la Fisascat nazionale ha preso parte insieme alla Fisascat CISL Campania e Napoli alla cerimonia di sottoscrizione del contratto nazionale applicato ai 108 dipendenti delle installazioni civili operanti presso le basi NATO dislocate in Italia a Napoli e a Verona, siglato tra il Coordinamento Nazionale dei Rappresentanti Sindacali dei Lavoratori Civili a Statuto Locale aderente alla Fisascat CISL e i comandi dell'Allied Command Operation appartenenti alla NATO. L'intesa, con vigenza retroattiva dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, interviene in particolar modo sul trattamento economico e definisce un aumento del 2-3%, pari ad una massa salariale complessiva che va dai 1.330 euro per un primo livello fino ai 672 euro per un sesto livello. Gli incrementi salariali, comprensivi degli arretrati, saranno riconosciuti con il cedolino paga del mese di luglio 2022. L'impianto normativo conferma inoltre il sistema indennitario. Ad ogni lavoratore sarà riconosciuto un importo netto mensile di 116,38 centesimi per l'acquisto dei pasti. Soddisfazione in casa Fisascat per la segretaria nazionale Aurora Blanca. Si tratta di un importante rinnovo che costituisce a tutti gli effetti una pietra miliare per valorizzare i proficui rapporti di collaborazione tra il personale civile e il personale militare, tesi al riconoscimento reciproco dei ruoli e delle professionalità espletate. Maison du Monde ha preso il via in modalità telematica il confronto con la direzione dell'azienda francese di arredamento, decorazione e complementi d'arredo, presente in Italia con 48 punti vendita, sulla definizione del primo contratto integrativo da applicarsi ai 1015 dipendenti, per il 70% donne. I sindacati di categoria, Filcams, Fisascat e Wiltux, hanno illustrato al management i contenuti della bozza di piattaforma rivendicativa, in premessa del documento congiunto e il richiamo al percorso di relazioni sindacali avviate con Maison du Monde, che hanno consentito negli anni di raggiungere alcuni specifici ed importanti accordi su premio variabile, protocollo su videosorveglianza, sugli RLST e banca ore solidali, intese, recita il documento sindacale, che hanno la necessità di essere inseriti in una più ampia e chiara cornice di relazioni sindacali, con il fine non scontato di dare al modello di relazioni un ruolo di sistema e di governo dei processi di gestione e sviluppo della rete vendita Maison du Monde. Sul capitolo relazioni sindacali, Filcams, Fisascat e Wiltux propongono la definizione
definizione di due specifici livelli di confronto, uno previsto dal contratto nazionale a livello nazionale e uno a livello di territorio punto vendita. Nel capitolo organizzazione del lavoro, attenzionati i temi della conciliazione dei tempi di vita, smart working, consolidamento delle prestazioni aggiuntive svolte dal personale part-time. Sul capitolo salute e sicurezza, la richiesta dei sindacati verte sull'ampliamento delle ore di permesso a disposizione degli RLST e sull'implementazione dei delegati sindacali preposti allo svolgimento di tale mansione. Sul capitolo lavoro festivo e domenicale, nell'ambito delle relazioni territoriali o di punto vendita, le tre sigle chiedono espressamente di individuare le modalità finalizzate a garantire l'equa ripartizione del lavoro domenicale, con la definizione di un accordo nazionale volto a definire un numero congruo di fine settimana liberi e l'incremento delle maggiorazioni del lavoro domenicale e festivo. Sulla prestazione festiva, la richiesta verte sul riconoscimento della volontarietà della prestazione. Sul capitolo premio aziendale, le tre sigle chiedono la possibilità di incrementare il budget messo a disposizione dall'azienda, cogliendo tutte le possibilità offerte dal TUIR in materia, anche in tema di welfare, volto a rendere maggiormente apprezzabile il contributo fattivo da parte di ciascun lavoratrice e lavoratore. La richiesta di parte sindacale verte anche sull'inclusione del fatturato generato dall'e-commerce per la definizione del salario variabile e di disciplinare tutti i bonus erogati in modo unilaterale dalle società. Al centro della piattaforma rivendicativa anche i capitoli tutele di genere, genitorialità, buoni pasto, formazione, politiche sociali e di genere, welfare, appalti e terziarizzazioni. Il confronto con la direzione aziendale è aggiornato al 19 luglio. Panorama, si è chiusa con l'accordo in sede ministeriale la procedura di licenziamento collettivo avviata dal gruppo della grande distribuzione organizzata per 255 lavoratori in 15 negozi, ricompresi nella rete vendita in Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Gli esuberi, ridotti a 222 dipendenti, saranno gestiti unicamente con il criterio della non opposizione. Ai lavoratori sarà riconosciuto un incentivo all'esodo fino a 38.000 euro. Coerentemente con le intese raggiunte a livello territoriale, si favorirà la ricollocazione interna del personale in ragione dei fabbisogni organizzativi delle singole unità produttive. I lavoratori saranno inseriti in percorsi di formazione e riqualificazione e potranno avanzare richieste di riduzione dell'orario di lavoro. Per 713 lavoratori dei punti vendita ubicati nel Lazio sarà attivato, a far data dal 3 luglio 2022 fino al 1 luglio 2023, un percorso di CICS con causale contratto di solidarietà. L'ammortizzatore sociale conservativo sarà corrisposto anticipatamente dal datore di lavoro e sarà attivato un piano formativo utile alla riqualificazione. Corollario degli accordi, un verbale d'intesa in tema di relazioni sindacali e tutela dell'occupazione. A decorrere dal mese di luglio saranno attivati dei confronti a livello nazionale sull'organizzazione del lavoro, sulla stipula del contratto di espansione e sui programmi che comportino processi di riorganizzazione, esternalizzazione, appalto ed innovazione tecnologica, efficienza economica, gestionale e organizzativa delle singole unità operative ed eventuali iniziative rivolte al personale dipendente. Per il segretario generale aggiunto della FISASCAT, Vincenzo Dell'Orefice, con la sottoscrizione degli accordi si è scongiurata la gestione unilaterale da parte dell'azienda di una ristrutturazione della rete commerciale che d'ora in poi potrà essere proseguita in modalità il più possibile condivisa. Gli accordi raggiunti, ha aggiunto il sindacalista, possono indicare la strada, ma devono essere poi i lavoratori e i preposti aziendali a compiere il percorso verso la messa in sicurezza in termini gestionali di ogni punto vendita, nella consapevolezza che soltanto business coerenti e sostenibili possono dare garanzie occupazionali e di redistribuzione del valore creato, perché competitività delle imprese e lavoro di qualità possono e debbono coesistere. Quello che abbiamo di fronte è un programma molto denso di impegni, ha evidenziato, che le organizzazioni sindacali hanno condiviso con la direzione aziendale. Proveremo a far partire da subito con un confronto finalizzato alla sottoscrizione di un contratto di espansione per creare opportunità soprattutto per la fascia più matura della popolazione aziendale e per far ripartire un turnover bloccato da tempo, ha dichiarato, in quanto soprattutto per le aziende del commercio riattivare gli ingressi di nuovi lavoratori è di fondamentale importanza anche ai fini di un'adeguata dinamica del costo del lavoro. Firmati questi accordi, ha concluso, ora si passa alla fase più complicata, quella attuativa. Atlas Copco Italia ha raggiunto l'accordo sul rinnovo del contratto integrativo aziendale per il triennio 2022-2025 applicato a 273 tecnici di assistenza alle vendite dell'azienda. L'intesa introduce importanti novità rispetto al precedente contratto. Tra le più significative, l'introduzione di un piano welfare con la possibilità per i dipendenti di convertire parzialmente il premio di redditività in servizi offerti dalla piattaforma di welfare aziendale. Sempre sulla base dell'accordo sottoscritto, il risultato del premio di redditività
fino a 1.800 euro al raggiungimento del 100% del target, sarà definito senza tener conto del parametro dell'assenteismo collettivo. Il rinnovo incide anche sull'istituto della trasferta, riformato sia sul piano normativo sia su quello economico. Sotto il profilo economico, in particolare, le parti hanno concordato un incremento di 2 euro e la possibilità di considerare un'unica voce per il rimborso del pranzo e della cena fino a 55 euro. Un importante intervento riguarda poi il tema della flessibilità, sia sul versante dell'orario di entrata, stabilizzato secondo lo schema adottato durante il periodo di pandemia, sia su quello dello smart working, che l'azienda si è impegnata ad assicurare per un massimo di 2 giorni settimanali, secondo il regolamento interno. Soddisfazione Casa Fisascat, siamo soddisfatti del rinnovo, soprattutto per averlo raggiunto in tempi previsti, e siamo convinti che questo assetto possa condurci al 2025 in una situazione di tranquillità, ha dichiarato il funzionario della Fisascat, Dario Campeotto. Particolarmente importante, ha dichiarato, è l'introduzione del piano welfare. Al momento è previsto in via sperimentale, ma se funzionerà potrà essere introdotto in maniera stabile. Formazione Fisascat ha preso il via da Milano il ciclo di seminari regionali e interregionali promosso dalla Federazione Cislina sui temi della bilateralità e del welfare, strumenti privilegiati di supporto e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. 3 gli appuntamenti formativi programmati tra giugno e settembre, i prossimi a Roma il 5 luglio e a Bari il 7 settembre, destinati ai dirigenti e agli operatori regionali e territoriali di tutta Italia. Appuntamenti che la Fisascat ritiene fondamentali per approfondire le dinamiche di un sistema che è la sintesi degli interessi comuni di aziende dei lavoratori e che permette a questi ultimi, tramite la contrattazione collettiva, di stabilizzare prestazioni aggiuntive, contributi e servizi in grado di rispondere alle loro esigenze. La bilateralità si è rivelata strategica nel contesto della crisi pandemica ed economica, svolgendo importanti funzioni nei campi della sanità e del sostegno al reddito. I 3 seminari registrano la partecipazione di esperti dei fondi e degli enti bilaterali. Conclusioni affidate al segretario generale Fisascat, Davide Guarini. Mettiamo a valore quello che facciamo attraverso la contrattazione, ha dichiarato il sindacalista, solo se abbiamo la capacità di renderlo fruibile alle lavoratrici e ai lavoratori che abbiamo l'onore di rappresentare. In Veneto, oggi, domani, turismo sempre, nuovi scenari sul turismo di Venezia, il leitmotiv del convegno promosso dalla Fisascat Venezia insieme agli Al Veneto e all'ente bilaterale del turismo provinciale, un'occasione per riflettere sulle prospettive del turismo nella città lagunare e nella sua provincia, con uno sguardo rivolto al futuro ma senza tralasciare l'impatto tuttora in corso della crisi pandemica ed economica. L'evento, in scena all'Hotel Monaco Gran Canal, è stato introdotto dai saluti del segretario generale della Fisascat Venezia, Nicola Pegorini, dal presidente dell'ente bilaterale del turismo della provincia di Venezia, Danilo De Nardi, e dell'assessore alla coesione sociale, al turismo e allo sviluppo economico del comune di Venezia, Simone Venturini. Il dibattito ha preso le mosse da un'indagine a cura dei ricercatori Francesco Peron e Stefano Dalpracaputo relativa agli scenari passati, presenti e futuro del turismo a Venezia e provincia, per poi passare ad approfondire il rapporto tra branding e turismo attraverso l'intervento della brand designer Ilaria Legato. La fase centrale dell'incontro è stata dedicata ad una tavola rotonda dedicata ai temi della bilateralità, della digitalizzazione e della sostenibilità sociale applicati allo scenario turistico veneziano. A chiudere i lavori del convegno il segretario generale della Fisascat CISL, Davide Guarini. La rinascita del turismo, fattore cruciale per l'economia italiana, ha dichiarato, non può che passare attraverso una seria programmazione e seri investimenti sulla qualità del lavoro e sul fattore umano. Bisogna mettere al centro della ripresa del settore le lavoratrici e i lavoratori, puntando sulla formazione, sull'acquisizione delle competenze, sulla valorizzazione di quel senso dell'accoglienza e dell'inclusione che ci distingue come italiani. Il tema della stagionalità, che da sempre caratterizza il settore turistico, ha aggiunto, va affrontato garantendo un sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori attraverso un adeguato sistema di ammortizzatori sociali. I fondi che il PNRR destinerà al turismo, ha concluso, ci offrono l'opportunità di ripartire dopo la difficile stagione della pandemia. Sta a noi organizzazioni sindacali, di concerto con le imprese, saper cogliere i vantaggi di questo particolare momento e trasformarli in azioni concrete. Il settore turistico, con le sue grandi potenzialità, merita lo sforzo di tutti gli attori in campo. Il TG Lab è consultabile anche sul TGR Lab e sui canali social Facebook, YouTube e Twitter. Grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima settimana. Perché?
che iscriversi a Previdenza Cooperativa. Hai mai pensato a cosa succederà quando andrai in pensione? L'allungamento della vita e il calo delle nascite, le crisi economiche e le riforme del sistema previdenziale porteranno a un abbassamento degli importi delle pensioni future rispetto a quelle attuali. Ecco perché sarebbe bene iniziare sin da oggi a pensare come integrare la tua pensione. La previdenza complementare, oltre a darti una pensione integrativa a quella obbligatoria, rappresenta un'opportunità per affrontare con maggiore serenità i bisogni tuoi e dei tuoi familiari, come le spese sanitarie o l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa ed eventuali difficoltà lavorative. Per questi motivi è nato Previdenza Cooperativa, il fondo pensione negoziale dei lavoratori, soci e dipendenti delle imprese cooperative e dei loro familiari fiscalmente a carico. Siamo un'associazione senza scopo di lucro e abbiamo un solo obiettivo: dare a te e ai tuoi familiari un futuro sereno, aiutandoti a costruire una pensione integrativa. Cosa aspetti? Visita il sito scopri.previdenzacooperativa.it per saperne di più. Previdenza Cooperativa. Costruiamo il futuro che ti meriti.